Ciao amici e bentornati nel mio canale, io sono Adonai e oggi torniamo insieme a Vita da Sims 2.0. Ed eccoci qua, siamo a Brindleton Bay, per la precisione ovviamente a casa di Elinor. Lei è stata fino adesso insieme a suo fratello che è venuto qui a cena e insomma per cercare di dargli una mano, un aiuto, qualche consiglio e parere, perché Kieran ovviamente dopo quanto successo non la sta vivendo affatto bene. Praticamente ora per spiegare un po' anche a voi cosa è successo, Rabia non era era molto giovane, non l'ha mai fatto in cattiveria, però non era in grado di occuparsi della bambina e spesso aveva fame, spesso il pannolino sporco non le veniva cambiato, Kieran era fuori quindi non se ne accorgeva di questo, perché fin quando era a casa Kieran la bimba non aveva grossi problemi, insomma c'era Kieran che si occupava di lei fondamentalmente. Ho sempre detto che Rabia era un po' fannullona in questo, abituata male, abituata a avere la servitù, chi faceva le cose al posto suo. Ovviamente in quella nuova situazione nessuno faceva le cose al posto suo, a parte Kieran quando era in casa, ma Kieran impegnata a cercare un lavoro per poter mantenere la famiglia. A casa al giorno non c'era praticamente mai e c'era Rabia, e Rabia purtroppo non sapeva adempiere a queste cose. I vicini, resisi conto della situazione di questa bambina, puzzavano, aveva il pannolino sporco, non le veniva cambiato, che aveva fame, che non, e Rabia non era in grado di occuparsene, hanno chiamato servizi sociali. Che servizi sociali cosa hanno fatto? Molto semplicemente hanno fatto degli accertamenti e si sono resi conto che Rabia non era una buona madre, e quindi adesso Kieran è per vie legali e perché cerca di riprendersi comunque la custodia della figlia, dicendo che lui purtroppo non era a conoscenza della situazione, anche se viveva lì, non pensava fosse così grave. Sì, sapeva era la moglie della sua compagna, non era questa donna piena di voglia di fare, però che comunque non credeva che ci fosse questo disagio con la bimba, e quindi insomma lui sta cercando in tutti i modi di riprendere con Sekeira. Ma al momento sono solo dei grandissimi buchi nell'acqua. E lei è qui adesso, Kieran è ancora qui, te ne devi tornare a casa, tesoro, e con Reina pronta ad andare a fare una passeggiata. E chi c'è qua? Jay, che passava di qui per caso. No, non è vero, non passava di qui per caso. Salutiamolo. Magari possiamo stringerlo. Jay praticamente l'aveva chiamata, gli aveva chiesto di uscire questa sera, ma lei gli ha detto che non poteva perché aveva appunto il fratello. Che carini, aveva il fratello e quindi insomma giustamente lei doveva stare con lui. Poi lui nel frattempo durante la serata comunque gli ha scritto, gli ha mandato dei messaggi, ma che fai dopo, cosa fai adesso? E lei le ha risposto, guarda, sto andando a portare a fare una passeggiata a Reina, vedrai niente e poi andrò a letto. E lui ha deciso di farsi trovare lì per accompagnarla a fare questa passeggiata. Ora mi rendo conto che con The Sims non si può portare il cane in più di uno, quindi facciamo così, loro camminano e basta, e facciamo vai qui insieme. Allora girotolano un po' per il quartiere, io spero che vadano più o meno con la stessa andatura, ma ovviamente no. Vabbè ragazzi, fingiamo, usiamo la fantasia e facciamo finta che stiano camminando l'uno di fianco all'altro e che stiano parlando, chiacchierando un attimo. Dove sei? Ok, dai, se fossi 2 metri più avanti sarebbe meraviglioso, Jay. Ok, insomma, vanno a fare questa passeggiata serale, perché lei deve portare Reina, e lui comunque aveva piacere di vederla e ha deciso di andare con lei, di farle compagnia. Comunque lui ci tiene a starla accanto perché sa che non è facile nemmeno per lei, prima Ain, poi insomma suo fratello che perde l'affidamento della figlia, non è sicuramente un buon periodo per questa famiglia, no? Per i Lash se la stanno vivendo un po' male, e quindi insomma lui l'ha presa a cuore e allora insomma si mettono un po' a parlare, no? Che inganna, condivide un segreto,
si mettono a parlare un po' qui. Lui la rallegra, lo so che lo sta facendo lei. Ok, sguinzagliamola lei, ora qui la lascia anche libera. Perché tanto lei è una canona obbediente. Ecco, impariamola a conoscere. Discutiamo degli interessi e chiediamole anche della sua giornata. Anzi, potremmo fare una cosa fantastica, sediamoci insieme. Ci sediamo insieme? Ti avrei detto di sederci insieme, dai, vieni qui. Non c'è qui, vieni a sederti qua. RJ? Mannaggia. Oh, raga, non c'è verso. Vuoi fare una cosa e non c'è modo. Vabbè, a questo punto lei si alzerà. Esprimiamo anche ammirazione. Che comunque lui è un simmo veramente molto in gamba. E lei inizia a provare qualcosa per lui. E stavolta, anche se le fa paura, dopo quanto accaduto con Ain, decide di non perdere tempo e di confessargli l'attrazione, di confessare i suoi sentimenti subito, perché con Ain lei, proprio la sera che voleva dirgli che lo amava, che si era innamorata, cioè praticamente lui ci ha lasciato il calzino, per cui non vuole assolutamente ripetere. Questa esperienza le ha fatto capire che la vita è troppo breve, imprevedibile, un momento prima è in un modo, il momento dopo è in un altro, e quindi non vuole perdere ulteriore tempo. E lei, insomma, la confessa e gli confessa cosa stai facendo, cosa stai facendo. Se ne sta andando, mannaggia. Benissimo, lui se n'è andato. Sì, in effetti sono le 4:20. Vabbè, allora lui se n'è dovuto andare, facciamo finta che si siano salutati. E lei non ha fatto in tempo a confessarle l'attrazione. La cosa comunque non le piace affatto. Anzi, aspetta, portala a fare una passeggiata vera e propria perché non l'avete fatta. E quindi niente, lei va a farsi questa corsa perché non ha, cioè in realtà ha sonno, però è troppo esaltata adesso per dormire, perché comunque ha parlato benissimo con lui, è stata molto bene, si è sentita felice finalmente dopo tanto tempo, e quindi deve ha bisogno proprio di sfogare questa energia che sente sprizzare da tutti i pori, e non va a letto immediatamente. E adesso lei è pure fremente di dirgli che sta provando qualcosa per lui, non che lo ami ancora, per carità, però pensa che potrebbe arrivare il momento in cui lei si innamorerà di lui, perché già adesso comunque lei lo pensa molto. Comunque in questi giorni loro si sono sempre sentiti, si sono visti spesso, non hanno fatto mai ancora niente di così trascendentale, però. Ok, direi che può bastare. Ce ne torniamo a casa a dormire, che dici? E quando al mattino si sveglia, e lei si sta facendo una bella doccia calda e sensuale, infatti eccola qua. Sensazione di sensualità per aver fatto una doccia calda e sensuale fa sentire davvero bene. Ok, bene, brava, brava, mi fa molto piacere. Vabbè, è allegra, quindi lei, proprio nei suoi tratti, si è lavata i denti e si dà una sistemata e si cambia anche di abito, anzi, devo farla cambiare qui perché non ho l'armadio. No, va bene, allora tiene questo qui che ha, tiene questo e dato una sistemata come al solito, perché lei prima di uscire si dà una sistemata e poi ha deciso che non vuole attendere oltre, visto che non ha fatto un tempo a farlo la notte prima, vuole farlo assolutamente oggi. E quindi chiede a Jay un appuntamento. Questa è l'intenzione sua. Un appuntamento in cui lei finalmente finalmente. Insomma, alla fine facciamo conto, è passato più o meno un paio di mesi. Però sì, qui a questo punto anche finalmente lei confesserà i suoi sentimenti.
Eccolo qua, Jay Chehadeh. Vediamo cosa ci dice. E lei adesso è emozionata, le trema la voce, le gambe sono di gelatina, il cuore va velocissimo. E com'è andata questa telefonata? In pratica lui assolutamente ha accettato, ben volentieri, e gli ha detto: guarda, in realtà volevo già chiedertelo io un appuntamento ufficiale, perché finora si sono sempre visti, ma mai in maniera così ufficiale, sempre con la scusa di visitare posti nuovi. E quindi questa è la prima uscita ufficiale, il primo vero appuntamento tra Jay ed Elinor. E lui le ha detto: sì, voglio vederti, però volevo portarti in un posto che so che ti piacerà. Quindi l'ha portata ad Osi Spring, dove la sabbia vola spinta dal vento. E loro due sono qui. E lui le ha detto: so che ti piacciono i circhi, ovviamente quelli dove non sono sfruttati gli animali, e quindi io ti ho portata al circo di Osi Spring. È molto carino questo lotto, che dovrebbe essere un circo, ovviamente non lo è. Oh, che romantica sta cosa! Certi capelli di lei sono meravigliosi, ma oh, voglio fargli una foto. Ok. A me non dà fastidio il plumbob nelle foto, quindi non lo tolgo mai, anche perché mi fa comodo. E lei ne approfitta subito di essere che lei non ce la fa più a trattenersi, non ce la fa più ad aspettare, e quindi confessa l'attrazione. Dai, Eleanor, dai! È un momento importante, lui come la prende? Davvero, anche io sono molto attratto da te, mi piaci tantissimo. Professare amore eterno, ora magari non eccediamo. Siediti e parla con il suo accompagnatore. Aspetta, allora vediamo com'è questo lotto, perché non ci sono mai venuta. Oh, qui c'è un bar per karaoke, in realtà, sì. Potrebbero provare anche il soffia bollenze. Ma oh, qui c'è l'elettro cabina. Perfetto. Ottimo, 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 ottimo. Allora, facciamo che si siedano qui insieme a parlare e magari anche ad amoreggiare un po'. Canta anche bene questa ragazza, ma non gli è andata malissimo. Sussurriamo smancerie e poi chiacchieriamo anche solletica senza pietà. Aspettate, scusate, abbasso un pochino, perché sento solo lei. Chiediamole della vita sentimentale. Che carini! No, 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 una foto ci vuole, una foto ci vuole. Amori meravigliosi. Per chi vuole rivedere queste foto, io le posto sul mio profilo di Facebook. Quindi, che sono ad Anai Sims. Comunque c'è sempre il link in descrizione. Ok, raccontiamo anche barzellette. Non mi chiedere di diventare giocosa perché giuro non ci divento, eh. Te lo dico subito, l'ultima volta l'ho fatta diventare giocosi, mi è morto. Ma tre barzellette. Racconta una barzelletta sui vecchi tempi, perché vorrei farli avere loro. E raccontiamo una barzelletta spinta, giusto per terminare in bellezza. Ma la barzelletta Tok Tok non me l'ha presa, perché vedo uno su tre. Ah, racconta una barzelletta sui pinguini. Dove vai? Presenza avvincente per lo specchio. Ci cioè, si sente attraente, lo può essere sagghindate allo specchio. Dove stai andando? In bagno, ok. Atmosfera romantica per i tratti del lotto. I sim possono davvero percepire l'idilio nell'aria. Ok, dai, Shima, vieni qui che dobbiamo fare un'altra barzelletta. Raccontiamo un'altra barzelletta spinta. E poi un bel bacio, ragazzi, ci sta. Bacio soave. Insomma, quindi tra loro c'è proprio un idillio in questo momento. Loro sono entrambi al settimo cielo di essersi finalmente confessati questo amore. Bacio soave, me lo stai facendo? Perché non mi sembra che mi stai cacando molto. Dai, complimentati per l'aspetto. Ma vuoi dare retta a me per cortesia? Ti sto chiedendo di baciarlo. Ella, bravissima. Cioè, loro sono proprio persi uno dell'altro. È stato amore a prima vista, fondamentalmente. Dobbiamo fare anche delle conversazioni profonde. Facciamole.
Conversazione profonda. Poi dovrebbe tornare anche a lavorare perché è un po' che non va alla clinica. Conversazione profonda. Facciamo una cosa però. Ho sbagliato, apriamola. Se ne occuperanno i dipendenti. Bacio appassionatamente, sono molto flirtante, ma mi dà ancora quelli del fiducioso. Bacio appassionato, cioè mi va al contrario, molto fiducioso mi dà il bacio appassionato e viceversa. Dai, 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 mi serve il bacio appassionato, anche se siamo già all'oro. E lei è talmente eccitata e contenta che gli chiede di convivere. Eh sì, lei non ha più intenzione di andare piano, perché sa che comunque lui ha una situazione. Ah, ma qui non lo posso fare, mi sa, perché per ora no. Ok, chiediamo della sua giornata. Ha una situazione comunque. Amore, c'è lo stanzino. Ah, ok, hanno fatto tutto loro, ragazzi, io gliel'avevo detto. Aspetta, la foto, la foto, la foto. Adoro amoreggiare lo stanzino. Dai. E però, quanta passione tra questi due. Andate, andate. Insomma, lei non ha più intenzione di andarci piano. Sa che lui ha una sistemazione provvisoria. Però, oddio, da una parte lei, sì, comunque il suo senso di responsabilità c'è ancora, per cui insomma non è proprio ancora convinta di voler convivere con lui, ma per ora vediamo che altro. Atmosfera romantica, questo caldo intenso, ah, dolce tocco condiviso di un altro sim. Ok. Quindi loro amoreggiano, però vabbè, anche se magari ora vabbè, effettivamente è presto per chiedergli di convivere, però sicuramente ciò che lei vuole fare è ufficializzare subito, quindi chiedi di diventare il fidanzato. Oh sì, siamo fidanzati. Allora, fai una cosa, fatevi una foto, però magari fatevela fuori, che è più bella. Vai qui insieme. Che vuoi da Bobby? Flirta, ma te stai male, no? Canta una canzone per conto tuo al karaoke, va bene? Che compra? No, ce l'abbiamo la lettiera, non c'è assolutamente nessun bisogno di comprarlo. Cos'è questo? Abbraccia qualcuno, va bene, abbracceremo Jay, però prima ti fai una foto con Jay, se lo trovo. Scatto una foto con Jay. Fotina ricordo. Angie, Angie. Allora, vediamo che c'entrino tutte e due. Che carini lui. Lui mi piace tantissimo, ma tanto proprio. Siamo un filtro anche. No, questa no, vi fa la faccia d'arancione. Questa sì, mi piace. Con i colori un po' più caldi. Perfetto, abbraccialo visto che lo vuoi abbracciare. Ah, facciamo uno stringi però. Stringi. No, proprio nelle nozze. Non corriamo, ragazzi, ora. Lei ha pure fame. Prima di mangiare però c'è lei qui, ma risolviamo, la mandiamo via e ci mettiamo e lei si mette a cantare, canta per conto tuo un pezzo pop, insomma direi che ho sentito di meglio, decisamente. Oh mio Dio. Oddio, sei agghiacciante. Oh, qualcosa con Jay, bacia Jay. Sì, forse è meglio che si baci Jay perché veramente a dire che canti da schifo è farti un complimento. Ah, e poi potremmo fare un'altra cosa per chiudere in bellezza, fare fichi fichi nello stanzino. No, non cercare di avere un figlio, fare fichi fichi. Sta, vedi, eh? MCC Commander, mi raccomando, non mi fare scherzi perché ancora è presto per la mia testa. Non è ancora il momento. Dai, dai, godiamoci questo momento. Hanno trovato questa stanza che è del proprietario, ma. Ah, oh, bellissimi! Cioè, ma li vedete? Ma sono meravigliosi.
Scusate, ma io queste scene le adoro. Ah, vai di fichi fichi, non sfondate l'armadio, mi raccomando. Pietra miliare completata, Eleonora completato, amante materiale. Ah sì, perché finito l'appuntamento. Sposo un sim con cui una grande amicizia eterna. Ah, deve avere una grande amicizia eterna con lui. Perfetto. Ok. Quindi lei direi che è sistemata, no? Al momento. Comunque, si è trovata il fidanzato, Jay, che le ha detto che anche lui la ama a sua volta, e quindi lei al momento è molto felice per la sua vita, anche se continua a essere preoccupata per quella di suo fratello. E a proposito di Jay, io è proprio da lui che andrei. Andrei un attimo da lui, vediamo come se la cava Jay. Eccoci ragazzi, appena arrivo da casa da Kiran, c'è un incendio. Kiran, prendi il controllo della situazione, ti prego. Questi scappano. Tico, cucciola, non ti preoccupare. Maxi è affamata. Non ora, ti do da mangiare, ti calmo. Oh mio Dio. Benissimo, abbiamo iniziato molto bene, vedo. Allora, per prima cosa diamogli da mangiare. E qui tesoro, la ciotola. Te la metto qua, magari ci arrivi meglio. Chiama Maxi per mangiare. Mangia, cucciola. Allora, Salim, dopo questo incendio, viene qui a ringraziarlo per aver avuto questo spirito. Questa prontezza nei riflessi. E lei è uguale. Sfogati, lamentati dei problemi, dai. Tra lei e questa ragazza non c'è proprio questo, cioè non è che non c'è un gran rapporto, è che loro due sono molto, cioè lei è un po' strana, nel senso è solitaria, quindi è molto sarcastica e pungente, quindi si battibecca molto spesso con lui, però lui, nonostante questo, gli piace battibecca, cioè si diverte. E lei però, insomma, gli sta un po' così, perché insomma, in pratica no, lo vede un po' sempre sì, ombroso e non sa perché, perché loro due non sanno che gli hanno portato via una figlia. Lui ha detto che ha avuto problemi con la sua compagna, si è lasciata e non aveva un posto dove andare, ma non ha mai detto che padre, la figlia gli è stata portata via. Quindi loro non lo sanno e lei si domanda per quale ragione lui sia sempre così. Allora, lui, tu puoi anche andartene, anzi, guarda, fa una cosa, chiedi di andare a fare i suoi bisogni a Maxi, anche se non è il tuo cane, e voi due parlate un po'. Metti in giro una voce insensata, dai. Tesoro, se poi ti cavi, mi fai una cortesia. Anzi, guarda, qui c'è da risostituire tutto. Butta via e butta via Salim, per cortesia. Che io non adoro Salim come simbolo, di la verità, non mi piace moltissimo. Lei però, insomma, questo modo di fare di lui, stavo dicendo, la irritano e quindi spesso si ritrovano a disputare di ogni sciocchezza, di ogni stupidaggine. Non sono molto, dice, ma hai un modo di fare veramente irritante, Kiran, ma te ne rendi conto? Tu stai andando a fare bisogni. Salim, ti ho detto di chiedere di andare a fare i suoi bisogni. Dice, ma perché ti comporti così? Sei veramente odioso, te l'hanno mai detto? Non mi sorprende che la tua compagna ti abbia mandato al diavolo. E lui questa cosa, comunque, questa frase ce la fa restare male. Perché lei non ha, dice, tu non hai idea, non sai di cosa parli, non hai il dritto. Quindi lei dice, ah, sai cosa, vai al diavolo. Io me ne vado a dipingere un po' per conto mio, perché mi hai già stufato. E Kiran nel frattempo decide che è il caso di fare qualcosa da cena. Anzi, no, decide di chiamare un servizio, appena lo trovo, chiama per un servizio e ordinare una bella pizza. Pizza a domicilio, pizza alla diavola, dai.
Questo? Questo arriva qui tranquillamente, non come fosse casa sua. Ma cosa fai? No, vattene da casa mia, ragazzi, ma state scherzando. Cioè, prendi la pizza. Anche questa. Oh, ma cos'è? Vattene. C'è qualcun altro? Sì, questa. Ragazzi, ma cosa fate a casa mia? Via. E anche lui è furente per la discussione che ha avuto con Alice. Sì, marciamo sul posto. Un, due, tre, passo. Dai, prenditi un pezzo. Prendi una fetta e ti siedi qua guardando il canale attuale. E tu, uguale, Salim, vieni a prenderti una fetta e guardati il canale, riguardati questo canale, insomma. Parte dovresti tornarci in automatico perché esatto. E quindi ecco, loro passano la serata così a guardarsi una partita. Spegniamo anche le luci perché tanto accendiamo solo questa magari. Problema col buttafuori. Questa notte ci sarà un grande scambio nel retro del club. Il compito di Alice è creare un diversivo per attirare l'attenzione dei capi. Purtroppo il buttafuori non la lascia entrare. Deve indossare un travestimento per entrare o dare vita a una rissa alla strada? Travestiti per entrare. Calo del rendimento. Perfetto, non l'abbiamo azzeccato. Ah, sì, perché Alice, ragazzi, è nella carriera della ladra. Criminale al primo livello è la dura adesso. Cavolo, lavora 7 giorni su 7, ma stiamo scherzando. Lei purtroppo è cresciuta in una situazione molto complicata. I genitori non erano fondamentalmente dei criminali, anche loro erano tossicodipendenti, quindi lei è cresciuta in un ambiente malsano. Se l'è sempre potuta cavare da sola, la sua grande passione sarebbe la pittura. Però diciamo che si è ritrovata invischiata in questo lavoro perché fondamentalmente lei da quando è nata non ha conosciuto nient'altro, anche se lei vorrebbe uscirne, ma non sa come fare. Non sa come fare. E quindi lui adesso però Kiran, che comunque nota questi strani orari, cioè ha notato in questi giorni, in questa settimana che è qui, che insomma lei è un po' strana, e gli chiede di lei a Salim. Eccola, chiediamo di Alice Turner. Dice, ma scusa, ma Alice è strana, cos'ha? E dai, anche sta viene qui, ma davvero, ma cos'è sta cosa? Ciao, vattene. Alice mi piace, è piuttosto in gamba. E lei sta dicendo, sì, sai, purtroppo lei non fa un bel lavoro, è invischiata in un brutto giro, io sto provato un po' a farle cambiare modo di vita, stile di vita, ma fondamentalmente non è una cosa che riguarda me, è una cosa che riguarda lei. Ma perché non fanno altro che venire qua da me? Ma tutti. Ma quella è sua sorella. No, che sua sorella, idiota. È la sorella di Ain. Ma vattene, ragazzi, andatevene. Cioè, non capisco. Vengano tutti qui come fosse un lotto umoritario, cioè. Vabbè. E quindi insomma loro stanno parlando di lei e lui ora scopre così che lei insomma è invischiata in un brutto giro. Accarezziamola, baciamo Maxi, spazzoliamola. Ok, spegni qua. E possiamo anche riaccenderle le luci. No, non così, scusate, ho sbagliato. Luci automatiche, tutte le luci. Cosa ti lamenti? Fai una cosa, Salim, visto che non mi piace nemmeno particolarmente, ma ti ho usato come coinquilino, quindi forse magari ti do modo di farmi ricredere. Sparecchia, 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 tutti questi piatti qui mi danno fastidio. Ok, e Kiran adesso decide di mettersi un po' al lavoro a scrivere un altro libro. No, blah blah blah, scrivi.
riprende a scrivere il balletto in verso e altre storie, il suo libro di racconti che aveva iniziato la volta scorsa. Abbiamo la posta o qualcosa del genere? No, perfetto. Ok. E mentre qui lui riflette insomma, sulla situazione di Alice, che da una parte le dispiace perché Salim l'ha un po' raccontato anche il suo underground, no? Di dove viene, del perché così, anche se gliel'ha raccontata a grandi linee, anche perché nemmeno lui sa completamente tutto. Però ecco, questo a lui dispiace, ecco, dispiace che lei abbia avuto una vita così. E quindi si mette a riflettere su come, nonostante i loro battibecchi, potrebbe aiutarla in qualche modo, perché nonostante battibecchino, a lui lei piace come persona, e poi vabbè, gli piace anche come è anche attratto da lei in realtà. È un po' la stessa situazione da odio e amore, no? Quando sei attratto. Chi disprezza compra? Qui è il caso di dire chi disprezza compra. E alla fine, quando ha finito di scrivere, insomma, mi è venuto anche un po' di sete, sarà il caso di andarsi a bere qualcosa. E quindi viene qua per andare. Intento ad andare al frigo a prendersi da bere, ma vede Alice che dorme qui. E quindi la va a svegliare. Ehi, ma non staresti meglio in un letto? Alice? E fa: oh, avevo sonno, perché mi hai svegliato? Insomma, E lui, vabbè, lui decide di sedersi accanto a lei e parlarci un attimo per cercare di capire un po'. Gli chiede della carriera, no? Dice: ma insomma, quindi mi spiego un po', parliamo un po' del tuo lavoro, dai, voglio saperne di più. Non è affar tuo di come io mi guadagno da vivere, Kiran. Dai, fa lui, non essere così acida. Acida, proprio tu mi vieni a parlare, mi vieni a dire sono acida, questo che fa? Lavate le mani, ma non puoi andartene a dormire? Per cortesia, lavarti un attimo da tre passi? Vai a dormire, Salim, sei d'intralcio adesso. Ecco, anche lui vuole andare a dormire, gli scappa la pipì. E quindi vabbè, direi che niente, lui ha provato a parlare con lei, a chiederle qualcosa, lei ovviamente non si è minimamente sbottonata. Non gli ha voluto dire nulla, non gli ha parlato di niente di troppo personale, perché comunque, perché vai qui a mangiare? Però allora tu che vai in camera di Alice, dai del cibo a Maxi, dai. Anche lei comunque adora gli animali, quindi cioè proprio. Infatti a Kira una volta gli ha detto: guarda, l'unica cosa buona tua è il tuo cane. Basta. Te lo ripeto, è questo rapporto battibeccoso che si danno fastidio e si punzecchiano, però non si odiano in realtà, ecco, non è un rapporto così negativo come può sembrare, ok, lui è a farsi ancora la doccia. Bene. Però mi sa che con questa puntata siamo andati là, quindi io vi saluto. Spero che vi sia piaciuto questo video e se è così lasciatemi un commento e iscrivetevi al canale per restare sempre aggiornati. Vi ricordo che se non volete perdervi i video che pubblico potete attivare la campanella in maniera che non perderete più nessun video. Io vi do appuntamento la prossima volta con i Lash, sperando che la situazione qui migliori in fretta. Quindi un bacione a tutti. Sul sul!